Ciao a tutti ragazzi e benvenuti come sempre al nostro appuntamento settimanale con il futsal. Oggi prima trasferta del nuovo anno, vedremo come andrà a finire. Partita difficilissima ma dopo ne parleremo. Adesso siamo praticamente giunti in macchina per andare ad Altedo e poi andare fino ad Arezzo per la trasferta stagionale. Ecco qua Fabio, pronto a mettere il borsone nella macchina. Intanto abbiamo qui come sempre il nostro pilota che non può mai mancare. Pilota che è andato a mettere del metano e sta racimolando le statistiche da dire oggi in telecronaca in fase di presentazione della partita. Giochiamo a Valdarno in provincia d'Arezzo. Andiamo! Prima di lasciarvi al video vorremmo parlarvi della migliore app di calcio in Italia. Di cosa stiamo parlando, Antimo? Stiamo parlando di OneFootball, l'app utilizzata da più di 3 milioni di italiani per rimanere aggiornati su tutto quello che riguarda la Serie A e non solo. La cosa migliore di OneFootball è seguire statistiche, formazioni e tutte le partite in diretta per guardarne i risultati e tutti gli highlights. Come potete vedere è interamente personalizzabile. Come vedete sono nella sezione profilo e potete andare a selezionare la vostra squadra del cuore. Clicco su più e cerco ad esempio il Napoli. Potete cliccare inoltre sulla stellina. In questo modo posso controllare statistiche, formazioni e risultato della partita. Una delle cose più importanti di OneFootball è che puoi controllare le statistiche dei giocatori in modo preciso ed organizzato. Ad esempio, andando nella sezione Esplora possiamo andare a vedere tutte le statistiche del grande Kvaratskhelia. Come potete vedere troviamo una panoramica generale, news, stagioni, carriera del giocatore. Inoltre un'altra funzione importante di OneFootball è la sezione Mercato per vedere tutte le notizie e le notifiche della sezione Trasferimenti. Inoltre quest'anno con OneFootball potete vedere gratuitamente tutti gli highlights di Serie A, Serie B e Serie C. Ad esempio posso cercare la Serie B e andare su Match Day per trovare gli highlights della giornata precedente, ad esempio Benevento Genoa, e lì troverò tutti gli highlights. Oltre a questo OneFootball consente di vedere oltre a 15 campionati diversi, tra cui Portogallo, Belgio, Austria, Scozia e molti altri. L'app è interamente gratuita e potete trovarla su iOS e Android. Oppure ragazzi potete scaricarla attraverso questo QR code. Inoltre vi invito a lasciare una recensione positiva su OneFootball così come hanno fatto oltre 1 milione di italiani. Allora scaricatela per supportarci e per fare in modo di poter portare altri contenuti di questo tipo. E adesso torniamo in campo. Eccoci dunque in macchina per arrivare prima ad Altedo, dove Fabio si troverà con i suoi compagni, e poi da lì partenza verso il campo, meglio prima verso Arezzo, e poi da lì pranzeranno e poi andremo dentro con la partita. Dunque, come scorsa settimana, anche questa volta proponiamo le domande per Fabio. Vediamo sempre come risponderà e cosa ci dirà, magari qualcosa di nuovo e qualche aneddoto sulla sua esperienza con il futsal. Carico, vai. Allora, parto con una domanda un po' lunga di Alessandro C. Ogni tanto hai occasioni ma si vede che sei ancora abituato al calcio a 11. Fai sempre quel tocchettino in più quando devi anticipare la giocata, però ci sta, dopo neanche un mese di calcio a 5 anche avere questo minutaggio non è per niente scontato e non è male. Ci sta utilizzare questa stagione per entrare nel ritmo e nel mood del futsal per poi arrivare pronto per la prossima stagione e giocartela alla pari con chi per ora è sopra di te nelle gerarchie. Io sono completamente d'accordo con questo commento. Sì, sia con il fatto che sotto porta devo cercare di tirare più da calcio a 5, magari più alto, tendo a tirare troppo basso. E comunque sì, quest'anno lo prendo come un po' esperienza per imparare per gli anni prossimi, visto anche che sono entrato in corso, quindi non mi aspetto di scavalcare le gerarchie ovviamente. Saverio Tavaglione che ci dice: ciao Fabio, una domanda. In Serie B di futsal ricevete uno stipendio o una sorta di rimborso spese? Si può vivere di futsal? Può rimanere anche generico. Io so solo quello che guadagno io, però so che a livelli magari più alti comunque c'è chi vive solo di questo. Beh, io posso dire che ho visto un video sull'L84, che è una pagina super attiva su tutte le piattaforme social, soprattutto su TikTok, dove c'è questo giocatore che spiega un pochettino gli stipendi, insomma, nei vari livelli. In Serie B si può arrivare fino a 1000 euro generalmente, in Serie A2 le cifre insomma si attestano già intorno ai 1200-1300, mentre comunque in Serie A, massimo livello del calcio 5, si arriva a percepire anche 3-4 mila fino a 5 mila euro al mese. Poi ovviamente dipende dal livello del giocatore. Possiamo anche dire comunque non sono cifre particolarmente diverse da quelle dell'eccellenza. Sì, almeno io guadagno quanto guadagnavo prima in eccellenza. Domanda di Andrea Fraiese: ci credi nei playoff? Sì, si può fare. Poi comunque siamo in crescita, siamo da 5 risultati positivi consecutivi e quindi secondo me possiamo crederci e dobbiamo continuare così, vediamo. Allora Fabio, volevo chiederti cosa ne pensi di Abrakalaya, soprattutto cosa ne pensi del suo ultimo gol contro il Pontedera, quello che ha aperto le marcature. Beh, Calaia secondo me è un gran giocatore, veramente molto forte. Il suo ultimo gol secondo me è bellissimo, cioè era veramente difficile fare lo stop in così poco spazio per mettersela per tirare, quindi veramente bel gol, mi è piaciuto molto. Tra l'altro una cosa che voglio dire anche su ragazzi come Calaia o anche Ferrante in generale, ce ne sono tantissimi, Pozzi, Conti, si vede che comunque cercano sempre di aiutarti, di farti apprendere qualche nozione a livello tattico, si vede che comunque ti hanno sempre aiutato nell'entrare nel contesto nel migliore dei modi. Sì, sì, lo fanno ancora tuttora ogni allenamento, vedono che comunque sono inesperto, ho bisogno di qualcuno che mi dica cosa è giusto e cosa no, e ovviamente ho molti movimenti istintivi di cosa penso che sia giusto ma in realtà non lo sono. Sì, ho bisogno di persone così che mi aiutano. Adesso faccio io una domanda agli intervistatori, carta reverse. Una cosa che magari non è stata chiarita molto durante il canale: cosa ne pensate del canale, perché siete entrati così in generale? Parti con una domanda comunque abbastanza scomoda. No, molto generica diciamo. Beh sì, no certo, è una domanda comunque ben pensata. No, comunque abbiamo visto
visto comunque magari anche negli ultimi anni di come magari i video fossero comunque belli, che a livello qualitativo fossero effettivamente belli, però magari era anche il fatto che secondo noi mancasse una seconda voce, mancasse qualcuno che legasse il pubblico con Fabio. E poi in generale penso che l'aver fatto entrare me e Antimo all'interno del progetto possa essere stato buono appunto sotto questo punto di vista, sotto l'aspetto comunicativo, anche per raccontarvi cose che prima non facevamo mai. Invece chiedo ad Antimo come è nato il canale proprio dagli inizi, come mai è nato, quando e come. Allora, il canale nasce nel 2009, dopodiché è stato un attimino rimodernizzato perché prima c'era all'interno di questo un po' di tutto, quindi è nato un po' per gioco, è nato un po' per passione, mi piaceva molto fare i video, non ero bravo, poi pian pianino mi sono specializzato anche in questo, è stata un'escalation step by step, anno dopo anno, e non me lo sarei mai aspettato, però insomma questa cosa, no, di far vedere quello che facevi ai parenti è diventata più grande e ora la si è potuta allargare a tutto il pubblico di YouTube e tutti coloro che ci seguono, quindi comunque è una cosa bellissima secondo il mio punto di vista e mi dà tante gratificazioni a livello personale. Eccoci finalmente all'interno del pallone tensostatico, una struttura molto particolare, di fatto è un pallone, un tendone in cui all'interno c'è un campo da calcio a 5. Non è tipico per la Serie B trovare squadre che giochino in queste strutture, però è una struttura molto carina, molto bella. C'è da dire che qui vengono segnati tantissimi gol, non è un caso se la San Giovannese è la società che fa più gol in questo campionato, ben 94, ma nonostante questo ne subisce anche, infatti ne ha incassati ben 58. Sì, è sicuramente anche un qualcosa legato probabilmente al campo, lo vediamo, Fabio ce ne aveva già parlato prima, il campo è piuttosto piccolo sia in larghezza che in lunghezza, questo sicuramente porterà a creare tante occasioni da gol sia da una parte che dall'altra. Proprio per questo la partita si pronuncia molto interessante, da seguire dall'inizio alla fine, vedremo appunto se ci saranno gol, quanti ce ne saranno, e appunto è una partita da seguire sempre con grande interesse. San Giovanese reduce da due risultati utili di fila, il Balza 5, è sicuramente in striscia positiva la squadra di Velimir Andrej che vorrà continuare così, oggi però ci sono i terzi in classifica, coloro che hanno 34 punti in classifica, ben 20 in più del Balza, quindi inutile dire che sarà un'impresa quest'oggi. Sicuramente non ci sarà vita facile per il Balza quest'oggi, vedremo comunque come se la caveranno considerando appunto anche il periodo positivo. Noi ora possiamo finalmente andare a piazzare le camere e tutta l'attrezzatura in nostro possesso perché siamo in ritardo. Detto questo, noi vi invitiamo a iscrivervi al canale, a lasciare un bel mi piace, commentare qua sotto, fateci sapere quali sono le vostre impressioni e nient'altro. Vuoi aggiungere qualcosa, Fre? Sì ragazzi, iscrivetevi, è molto importante, potremmo arrivare tranquillamente a 100.000 iscritti se alcuni di voi si iscrivessero al canale, quindi fatevi sentire con il vostro supporto e iscrivetevi perché veramente per noi vuol dire tantissimo. Allora iscrivetevi, andiamo con la partita. Eccoci dunque con Fabio per sentire le sue impressioni prima della partita, insomma le abbiamo già parlato prima in macchina, partita che oggi potrebbe essere abbastanza difficile, gli avversari sono terzi in classifica, distacco di 20 punti, questo è un test ancora più difficile di quello precedente, come pensi ve la caverete oggi? Sì, sicuramente adesso sarà questa quella più difficile fatta finora, speriamo di approcciarci nel modo giusto alla partita, inoltre ci hanno detto che giochiamo in un campo particolarmente piccolo, infatti ci siamo allenati di conseguenza questa settimana in spazi ridotti, quindi loro avranno magari anche il vantaggio di essere abituati su un campo diverso, ma vediamo, comunque ci siamo allenati bene secondo me, quindi sono fiducioso dai. Un piccolo aneddoto sul match di oggi, la San Giovanese è il miglior attacco del campionato, nessuno ha segnato più della squadra toscana, questo comunque caratterizzerà un problema per la retroguardia di Mister Andrej, sono molto bravi ad offendere ma non troppo bravi a difendere, infatti hanno preso la bellezza di 58 reti, quindi la domanda che volevo porti è la seguente: pensi che la partita che dovrete replicare sarà analoga a quella vista sabato scorso con il Pontedera, ovvero una partita molto attendista dove la prerogativa sarà difendersi per poi conseguentemente attaccare? Sì, secondo me ha maggior ragione farlo oggi contro appunto una squadra che segna moltissimo, quindi sì, secondo me dobbiamo atteggiarla come la partita scorsa, pensando a difenderci, a non prendere gol e poi a sfruttare gli spazi che si creeranno. Allora noi ringraziamo Fabio per l'intervista che ci ha concesso, lo andiamo a far cambiare e adesso noi andiamo dentro con la partita e andiamo dentro a piazzare le telecamere. Tutto pronto, nonostante fossimo in extremis ce l'abbiamo fatta all'ultimo secondo, abbiamo piazzato tutte le telecamere e adesso stiamo aspettando solo l'ingresso in campo delle due squadre, speriamo bene e forza Balza. Eccoci finalmente, è il momento della verità, è il momento di capire se davvero si è diventati grandi e si può albergare nella zona alta della classifica. Benvenuti all'appuntamento valevole alla 15ª giornata del campionato di Serie B di Futsal, San Giovannese Balza. Vedremo se riusciranno a portare a casa altri punti, è una trasferta difficilissima, la prima dell'anno, vedremo come si comporteranno. Fabio chiede il 5 agli avversari, sereno, tranquillo, l'abbiamo visto molto bene anche durante il viaggio, sembra davvero molto sereno e tranquillo con i compagni di squadra. Adesso vediamo la classifica, il Balza nono in campionato, cercherà altri punti per mantenere quantomeno la graduatoria che ha ottenuto fino ad ora per poi poterla comunque potenziare. Intanto vediamo le formazioni che scenderanno in campo, per il Balza troviamo Di Bitonte in porta, davanti a lui Pozzi, laterale destro Ferrante, laterale sinistro troviamo il capitano Conti, davanti a lui come pivot, nuova indiscrezione tattica, Calaia. Dalla parte opposta invece troviamo Ortolani in porta con la 1, davanti a lui Bellocci, laterale destro Righeschi, il capocannoniere della propria squadra e vice capocannoniere del campionato di Serie B di Futsal, laterale sinistro Molina, mentre in avanti come pivot troviamo Barreno. Sì, sicuramente Righeschi si preannuncia come uno dei più grandi pericoli della partita di oggi, come dicevi te appunto secondo miglior marcatore della categoria, vedremo se anche oggi riuscirà a lasciare il segno. Adesso i direttori di gara si stanno sistemando per dare il via
alla 15ª giornata del campionato di Serie B di futsal. Adesso è tutto pronto, si parte! Con Calaia che gioca questo primo pallone in direzione di Pozzi. Ora proprio Abra Calaia, torna da Conti, cerca lo spazio per il destro, lo prova! La risposta di Ortolani, subito il balza. Attenzione adesso Ferrante, si va a riprendere il pallone su Molina, Ferrante dentro per Calaia! Arriva il gol di Abra Calaia, ha aperto le danze! Proprio come nel match passato, è sempre lui che ora diventa arciere e spedisce la freccia. Che vale? L'1-0 per il Balsa. Bellissima azione del Balsa, bravissimo Ferrante che ha letto tutto prima di tutti e poi trova il passaggio vincente per Calaia. Lucidi, tutti e due, entrambi, e portano in vantaggio il Balsa. È sempre lui su una ripartenza letale. Abra Calaia punisce così la San Giovannese. Ferrante cerca la verticale che non riesce, si va a riprendere il pallone Leroy che cerca il dribbling su Calaia, la palla fortunatamente finisce tra i piedi di Bellocci e poi Leroy Righeschi, dopo appena un minuto di gioco effettivo, il pareggio della San Giovannese. Viene più o meno come è avvenuto il gol di vantaggio del Balsa, ovvero un 2 contro 1 praticamente, molto bravo poi Righeschi a infilare Di Bitonto sotto le gambe, vale il pareggio. Di Bitonto che va ora proprio da Pozzi, cerca la palla lunga in direzione Conti, Roberto! Conti! Torna nuovamente in vantaggio il Balsa! L'invenzione di Pozzi che decide di fare l'Andrea Pirlo della situazione e Conti col tocco morbido di interno piatto spedisce alle spalle di Ortolani. Bravissimo Conti, questa è una palla molto difficile che gli passa da dietro, riesce a trovare l'impatto con il pallone e a battere Ortolani, torna avanti il Balsa, torna alla guida la squadra di Andrej. 2-1, bellissima partita come dicevi anche tu prima Fre, un susseguirsi di gol che non finisce più, ma ancora Conti si va a riprendere il pallone, attenzione Simone, il destro di Simone! Fa tremare il palo Fabrizio Simone, di pochissimo non trova il 3-1 il Balsa. Con D'Alterio, cerca una soluzione davanti a sé, la trova, molto bene il numero di Molina, ora esce Di Bitonto che ci mette il petto, la spalla. Barreno, poi Righeschi vince in palo, Righeschi fino in fondo col mancino, illusione ottica del gol per Leroy Righeschi. La palla però si perde sul fondo, Di Bitonto senza problemi fa ripartire subito la sua squadra, dentro per Calaia, per Maizi! Segna anche il caimano Ayman Maizi, il suo secondo gol in stagione. Ma bravissimo qui ancora Di Bitonto che confeziona questo cioccolatino che Calaia serve al numero 4, che non può far altro se non spedire in porta. Sì, che dire, molto bravo Di Bitonto che prima blocca in due tempi e poi innesca il contropiede, subito la ripartenza e il Balsa trova il 3-1 in un momento di difficoltà. Un 3-1 provvidenziale e infatti viene chiamato il time out dei padroni di casa. Sì, non può essere felice, però appunto la San Giovannese ha subito gol proprio in un momento in cui stava crescendo, il Balsa era un po' in difficoltà e poi comunque ha lasciato un buco in fase difensiva che gli è costato caro. Capisce tutto Ferrante che può ripartire, gioca il pallone per Calaia, è bella ora la partita ma capisce a sua volta tutto anche Molina, ora bello il triangolo, poi D'Alterio il sinistro, Di Bitonto para, attenzione adesso Righeschi la palla dentro per il numero 7 Faelli che segna il gol del 3-2, accorcia le distanze il numero 7, disattenzione incredibile da parte dei ragazzi di Velimir Andrej che non hanno coperto quella linea di passaggio, il pallone è arrivato dritto sui piedi di Faelli che non può non fare la rete del 2-3. Sì, manca la copertura lì sicuramente, un buco che costa caro al Balsa. La palla non può passare così vicino alla porta. Seguiamo ora Righeschi, cerca l'imbucata per Bellocci, bravissimo qui Maizi che si frappone tra il tentativo di tiro e la porta. Dolorante al labbro, chiede di uscire Ayman Maizi, lo ringrazia l'arbitro, ma attenzione batte subito Leroy Righeschi, sempre dentro per Faelli che ora segna il gol del 3-3, dormita generale del Balsa. E arriva il pareggio della San Giovannese, però qui c'è stata un'incomprensione, Maizi voleva uscire dal campo, l'arbitro sembrava gli avesse dato il consenso in un primo istante, non in un secondo. E ora è time out Balsa. Sì, molta confusione in questa circostanza, trova il pari comunque la squadra di casa, un po' di disattenzione generale al di là poi delle critiche che si possono fare anche con l'arbitro. Che prova a ripartire, il tacco di Conti, poi il numero su Righeschi, poi esagera un po' e Righeschi può ripartire, il destro di Righeschi, Di Bitonto! Questa è la parata più bella fino ad ora secondo me. Ora Barreno, sfida Pozzi, in uno contro uno, Barreno cerca lo spazio per il sinistro, poi torna da Molina, il destro, preso in controtempo di Bitonto che effettua una paratona super! Sì, molto difficile questa parata anche perché probabilmente l'ha vista tardi, ottimi riflessi anche in questa circostanza, Di Bitonto ha fatto un sacco di parate in questo primo tempo, in generale portieri protagonisti. Calaia riesce a incenare questo pallone, la Olantana, ma finisce così, si conclude in questa maniera il primo tempo 3-3 al termine della prima frazione di gioco, un bellissimo primo tempo, il Balsa è andato avanti in più riprese, poi dopo la fine è stato raggiunto da una San Giovannese che ci ha sempre creduto, complice anche qualche disattenzione difensiva del Balsa. Sì, sicuramente il primo tempo è eccezionale sotto l'aspetto realizzativo, 3-3, 6 gol abbiamo visto, ce li aspettavamo anche viste le dimensioni del campo, sicuramente un Di Bitonto protagonista, così come Pozzi, così come comunque un Balsa che è molto ordinato in campo. Un Balsa sì che sta veramente disputando una partita super, ma adesso andiamo dentro col secondo tempo e vediamo cosa cambierà. Eccoci alla fine del primo tempo, il punteggio tra San Giovannese e Balsa al termine
termine della prima frazione di gioco dice 3-3, un bellissimo primo tempo. Il balzo è partito molto forte, dopodiché è stato raggiunto da una sangiovannese che ci ha sempre creduto, complice anche un po' di sfortuna mista ingenuità di Maizik. Insomma, non si è capito bene in quell'episodio, non è uscito dal campo, doveva uscire, hanno battuto velocemente i padroni di casa e hanno fatto 3-3. Sì, abbiamo visto una partita bellissima, comunque ha rispettato le aspettative, possiamo dirlo, perché poi l'avevamo detto, campo piccolo, tante occasioni da gol, sono arrivate 3-3 il punteggio. Partita comunque in equilibrio. Sicuramente il Balza ha subito diverse occasioni da gol e per quanto si è visto il pareggio può anche starci. Un po' di rammarico per il 3-2, per il 3-3, per come sono arrivati, sicuramente c'è. Intanto un Fabio che non ha avuto minutaggio in questo primo tempo, speriamo possa avere qualche minuto nel secondo. Comunque una partita molto complicata, una partita contro una squadra di vertice, contro i terzi in classifica, quindi ci può stare. Adesso andiamo dentro col secondo tempo e vediamo cosa succede. Dentro col secondo tempo. Eccoci nella ripresa, immergiamoci in questa seconda frazione di gioco e vediamo quali saranno le scelte che avranno adottato i due tecnici durante l'intervallo. Un clima teso, lo sapevamo anche prima della partita. Vediamo Randrejc discutere con l'arbitro. Essere indeciso sul fallo e dice anche di fare il giallo. Insomma, polemiche su cartellini gialli arrivati in precedenza, il 5 di Fabio con Steve Caccavale. Vediamo nel secondo tempo come cambierà il risultato, perché comunque i gol, per quanto si è visto nel primo tempo, probabilmente arriveranno anche nel secondo. E intanto si riprende ora. Conti gioca questo pallone dentro per Fadiga, domestica bene il pallone, Fadiga dentro per Pozzi! Ivan! Pozzi! Arriva anche il suo gol! Bellissimo il pallone di Conti per Fadiga, che lo domestica nella maniera migliore possibile. Lo gioca per Conti e fa 4-3. E di nuovo vantaggio Balza. Sì, grandissima manovra da parte del Balza, che riesce a trovare già il gol del 4-3. Si riporta ancora una volta avanti e qua sicuramente paga la disattenzione la squadra di casa. Bellissimo qui tutta la costruzione d'azione da parte della squadra di Velimir Andrejc, che nonostante non fosse partita al massimo dei giri di motore riesce poi a farsi bene avanti. Adesso seguiamo Righeschi, sfida uno contro uno Conti, torna da D'Alterio, il sinistro, il palo di D'Alterio clamoroso. Uno contro uno di D'Alterio, cerca lo spazio per il sinistro. Poi deve tornare indietro sempre dal 17, verticalizza il palo di petto di Righeschi. Cosa ha fatto qui il numero 10, che si è abbassato praticamente per ammortizzare il pallone in porta, come vediamo anche ora, ma non è riuscito per fortuna del Balza, che rischia ancora il 4-4 ora qui. Barreno capisce tutto, Fadiga che si va a riprendere il pallone, attenzione Conti, il destro di Conti, la parata incredibile di Ortolani con la punta del piede destro sventa il pallone del 5-3. Righeschi cerca lo spazio per il sinistro di Righeschi, poi D'Alterio, botta sicura! Cosa ha parato di Bitonto qui? Con la testa! Riesce a rispondere così, ma attenzione perché non è finita. Righeschi va ancora dentro da Barreno, che cerca lo spazio per il sinistro di Barreno, deviato da Pozzi. Ma cosa ha preso di Bitonto? A botta sicura era andato D'Alterio. Mentre si è rialzato, Di Bitonto ha toccato con la testa e ha deviato in calcio d'angolo. Incredibilmente, Nicola Di Bitonto. Sì, una parata incredibile da parte di Di Bitonto, la respinta un po' corta e poi praticamente la para con la testa. Un tiro a botta sicura. Adesso seguiamo Barreno che va in verticale per D'Alterio, che gestisce questo pallone, va da Righeschi che vuole ancora l'imbucata, non riesce. Capisce tutto Pozzi che spedisce il pallone addosso sempre al numero 10. Ora può ripartire Di Bitonto in collaborazione con Conti. Conti! Arriva il gol di Superbike, Roby Conti, nel momento migliore della Sangiovannese. Arriva il 5-3 del Balza. È incredibile, Di Bitonto dopo le tante parate è riuscito a fornire anche un assist. E poi Conti, da una posizione defilatissima, trova il gol e batte il portiere della Sangiovannese. 5-3 per il Balza. E adesso doppio vantaggio per la squadra ospite. Ma cosa stiamo vedendo al pallone tenso statico di Valdarno San Giovanni quest'oggi? Si lamenta un po' anche la tribuna, insomma, vediamo gli animi accesi. È una partita infuocata, è una partita che sa da ambizioni alte. Parte Barreno col destro, Di Bitonto col polpaccio destro e poi Pozzi allontana. La palla si perde però sul fondo. Dunque Barreno, la finta dentro per il numero 10 che va dal 7 e la riapre proprio lui, Alessio Feli. Non che ce ne fosse bisogno, il migliore in campo per la Sangiovannese ha riaperto questa partita. Trama di gioco molto veloce da parte della Sangiovannese, che riesce a trovare lo spazio che il Balza ha concesso. Hanno sbagliato un po' le distanze qua i ragazzi di Andrejc e comunque adesso il gol del 4-5 è pesante e vantaggio dimezzato. Seguiamo Righeschi che trivela bene ora per Feli, la girata del numero 7 che per poco non inquadra la porta. Incredibile gesto tecnico del numero 7 della Sangiovannese, ma adesso Di Bitonto batte subito dentro per Ferrante! Gianluigi Ferrante! Arriva anche il gol del prof, il settimo stagionale, ed è un gol importantissimo, è un gol fondamentale! Grande prof! Sì, che palla che ha messo Di Bitonto, una palla perfetta sulla testa di Ferrante, che ha dovuto soltanto battere il portiere, non poteva mancare la sua firma, mancava soltanto lui all'appello, e trova il gol del 6-4, Gianluigi Ferrante. Trova il gol anche da infortunato, trova il gol anche con una caviglia out, e questo
il prof, e questo è il docente di educazione fisica che ha fatto un partitone anche in condizioni precarie. Questo è Gigi. Pericoloso, Barreno, slalomeggia, cerca la soluzione per il destro, cerca di far esplodere il suo destro, non ci riesce, poi va da Faelli, Faelli! La riapre sempre lui, quarto gol della giornata, incredibilmente, Alessio Faelli, che partita sta facendo questo 2001? Sì, grandissima partita da parte di Faelli, che trova lo spazio vincente per accorciare un'altra volta le distanze, partita che non muore mai, che non finisce mai, e tra l'altro il Balsa deve rimanere sul pezzo. Ricordiamo anche i 5 falli che ha causato nel corso della partita, mancano ancora 2 minuti, e attenzione perché la partita è tutt'altro che chiusa. E ora Barreno, sfida Fadiga, lo fa fuori Secco, ancora Barreno, fa fuori anche Ferrante, adesso rinviene Pozzi, molto bene, recupera il pallone, ma lo recupera anche Righeschi, fase entusiasmante della partita. Barreno gioca questo pallone dentro, capisce tutto Pozzi, monumentale qui il numero 9, poi Pozzi spaccata, la palla rimane lì D'Alterio, e capisce tutto anche Conti, che può ripartire, parte Conti, lo sprint di Conti, Roby Conti, superbike, arriva il gol che forse chiude la partita, che forse cambia una stagione, Roberto Conti è 7-5, è ancora lui, sempre Roberto Conti, ancora una volta lui per il 7-5, un gol importantissimo che forse mette il punto esclamativo su questa vittoria del Balsa. 1 minuto e 20. Un gol che mette in ginocchio la San Giovannese, che nonostante il portiere di movimento e nonostante i vari tentativi fatti per accorciare, adesso si trova nuovamente sotto di 2 gol. Incredibile quello che sta succedendo, incredibile come l'ha preparata ancora una volta Velimir Andrejc. E adesso mani nei capelli, se la ridono in panchina Fabio, Steve, Conti, Calaia, tutti quanti, perché sanno che è un successo importantissimo, vorrebbe dire dare uno scossone a questo campionato. Seguiamo il destro di Molina, fuori, gioca palla a Pozzi, non c'è più pressione, esultano già in panchina, esultano, e fischia ora il direttore di gara, finisce l'incontro, un super Balsa 7, San Giovannese 5, incredibile quello che è successo oggi. Partita spettacolare, il Balsa porta a casa altri 3 punti con una prestazione super, sicuramente giocando anche delle ottime carte, ma il Balsa oggi ha fatto una partita strepitosa, 7-5, questo è il punteggio. Ma adesso andiamo a sentire ai microfoni i protagonisti di questa partita. Ah, raga, ho fatto bellissimo, allora lo sarebbe stato di più se avessimo contribuito tutti. Ringrazio di più chi è stato in panchina. Eccoci alla fine dell'incontro tra San Giovannese e Balsa. La partita si è conclusa con il risultato di 7-5 per gli ospiti. Un Balsa super, ha espugnato anche il pallone tenso statico. Sì, è stata una partita meravigliosa, ma più che altro perché abbiamo in mente tantissimi episodi che avrebbero potuto cambiare la partita da una parte o dall'altra. Tantissimi avvenimenti, e sicuramente è stata una partita spettacolare, e lo dimostra anche il risultato. Ci aspettavamo tanti gol, sono arrivati, la partita è stata spettacolare. Un Di Bitonto super che ha salvato il risultato in più riprese, e poi molto bravi i ragazzi di Velimir Andrejc a mantenere le distanze, mantenere sempre quel gol di vantaggio, comunque il pareggio, e poi dopo hanno sempre punto in ripartenza, un po' come abbiamo visto con il Pontedera. Oggi è stata una partita analoga, tanta attenzione a livello tattico, e poi dopo si riparte e si vede quello che si riesce a costruire in fase offensiva. Ora andiamo a sentire gli ospiti, i protagonisti di questa partita. Ci aspetta Di Bitonto, andiamo da lui. Siamo qui con Nicola Di Bitonto, beh, che dire, uno dei protagonisti assoluti della partita di oggi. Avete portato a casa il risultato in una partita difficilissima. Quanto è stato difficile oggi giocare contro una squadra così forte? Ah, sapevamo durante la settimana, ci siamo allenati proprio per prepararci al meglio su questo campo, che a noi è un campo sconosciutissimo, abbiamo dimensioni diverse in casa a Baricella, quindi qui è stato davvero incredibile. Il mister è stato bravissimo a preparare la partita sul nostro campo di dimensioni ridotte. Siamo stati in partita fino all'ultimo e devo dire un grazie ai ragazzi, perché noi non facciamo questo di lavoro e probabilmente non lo faremo mai, però siamo un gruppo unito e questa è la nostra forza. Qual è la parata migliore che ricordi di oggi? Ne fate tantissime, ma la più bella, quella più significativa per te, qual è stata oggi? Non la più bella, ma la più fortunata, quella con la testa. Su una respinta corta probabilmente avrò sbagliato lì, però poi mi sono alzato, l'ho presa in testa, e quella è stata una parata fortunata, ma importantissima, perché probabilmente eravamo sul 4-4 se non sbaglio. Eccoci anche con le mie domande. Innanzitutto Dibi, volevo farti i complimenti per la gran partita disputata, la parata di testa mi ha fatto impazzire, è stata qualcosa di bellissimo. E in secondo luogo volevo chiederti, dove secondo te può arrivare un Balsa che davvero sta facendo faville, sta facendo vedere cose straordinarie? Nessuno si sarebbe aspettato la vigilia di Pontedera, e neanche la vigilia di questa partita contro la San Giovannese, che sareste riusciti a impostarla così bene, così bravi a livello tattico. Una squadra di questo genere dove può arrivare? Noi siamo una matricola, questo è il primo anno di B per il Balsa Poggese, siamo partiti per salvarci, adesso il nostro obiettivo è quello di far punti ogni partita, ma credo sia normale, dopo 4-5 partite, 5 risultati utili consecutivi, è giusto puntare a far punti ogni partita, poi dove arriveremo vedremo. Non ci si può nascondere, l'obiettivo sicuramente diventano i playoff. Parlate col presidente. Allora ringraziamo Di Bitonto, grazie mille Dibi
per l'intervista che ci hai concesso. E complimenti ancora per la partita, sei stato super. E oggi trovare un ospite specifico per questa partita non è stato facile. Abbiamo intervistato Di Bitonto, ma sicuramente i protagonisti della partita di oggi sono tutti questi ragazzi alle nostre spalle che hanno fatto una partita meravigliosa. Cosa avete da dire? Cos'è da dire, capitano, su questa partita? Oggi abbiamo giocato veramente da squadra. Mi sono piaciuti tutti, soprattutto chi non ha giocato, e questo non è da poco. E niente, dobbiamo continuare così perché ci stiamo togliendo tante soddisfazioni. E complimenti a tutti, complimenti a voi, complimenti a chi ci è venuto a vedere. Beghi, ma qual è l'obiettivo della squadra ora? Ci salutiamo tutti insieme. Uno, due, tre, playoff! Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Diglielo. Questo ancora una volta testimonianza che la vera forza di questa squadra è il gruppo. Eccoci finalmente a casa, eccoci finalmente con Fabio. Prima non siamo riusciti ad intervistarlo perché era andato con il gruppo squadra, era andato a festeggiare con i compagni. Ora invece abbiamo l'opportunità di poterlo intervistare. Oggi purtroppo Fabio non si è riuscito a trovare il minutaggio, però poco importa perché la squadra ha giocato veramente bene. Tu comunque ti stai integrando tantissimo all'interno del gruppo e abbiamo visto come siete tutti coesi e come fate tutti il tifo l'uno per l'altro. Sì, assolutamente, questo è importantissimo. Mi dispiace ovviamente di non aver giocato, però sono davvero strafelice per la vittoria della squadra, è stata una partita bellissima, sono felicissimo per i miei compagni e per raggiungere playoff. Poco prima dell'inizio della seconda frazione di gioco Andrej ti ha richiamato e ti ha detto qualcosa, si può sapere cosa ti ha detto? In ogni caso abbiamo visto il bel clima che davvero c'è tra la panchina del Balsa, tutti sorridenti, tutti felici, e questa è la cosa più importante. Sì, diciamo che tra primo e secondo tempo comunque il mister ha parlato un po' con magari che aveva trovato meno minutaggio visto che eravamo stati in diversi, e niente, mi ha detto che nel caso ci fosse stato bisogno confidava per quanto riguarda la partita nelle mie qualità offensive, però mi ha detto che non sapeva se riuscisse a trovare spazio perché la partita era molto difficile dal punto di vista tattico e difensivo ed era anche complicata secondo lui dal campo più piccolo, quindi era una difficoltà in più. Detto questo, io faccio i complimenti a tutta la squadra perché contro ogni pronostico siete riusciti ad espugnare anche San Giovanni Valdarno, non era facile, e ora lascio il microfono a Francesco che ti farà le sue domande. Come diceva anche Antimo, oggi partita spettacolare, partita bellissima, ma la cosa che ho notato comunque stando anche a bordo campo è il fatto che ho visto anche un Fabio coinvolto emotivamente nella partita, ti ho visto comunque anche molto emozionato e percepire questi gol anche appunto sì sotto l'aspetto emotivo, ti sei divertito molto comunque, hai vissuto questa partita, no? Sì, è stata una partita bellissima davvero, mi sono divertito molto e spero che anche da casa, a prescindere dal fatto che giochi o meno, riescano ad apprezzare questo sport e questa squadra davvero molto belli. A livello numerico un gruppo di calcio a 5 ha anche meno persone rispetto a quello di calcio a 11, quindi magari essendo meno persone è più facile creare questa compattezza e questa sinergia all'interno dello spogliatoio. Sì, secondo me anche questo fa la sua parte, comunque magari può essere un po' dispersivo il gruppo in calcio ad 11 dove ci sono magari 20-25 persone, quindi sì, magari anche questo. Dunque ringraziamo Fabio come sempre per le sue risposte, adesso facciamo tornare Antimo e andiamo in chiusura per questo video, per questa fantastica partita. Allora ragazzi, noi vi ringraziamo per essere arrivati fino a questo punto del video, come al solito lasciate un bel like, commentate qua sotto, iscrivetevi al canale, obiettivo 100k più in fretta possibile perché poi da lì porteremo anche nuovi contenuti sul canale. Detto questo, lasciateci ulteriori domande alle quali volete che noi vi rispondiamo nel prossimo video. Poco altro, ci si vede giovedì prossimo col nuovo format Fabio col calcio a 5. Ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi.